Oggi, con Antonio Disi, siamo andati all'aeroporto, non per partire, ma per scoprire come in un aeroporto grande come quello di Roma Fiumicino possa essere fatta l'efficienza energetica, per capire con i vari testimoni se e come sono stati fatti gli interventi. Siete curiosi? Andiamo! Ma lei si rende conto che siamo qui all'aeroporto di Fiumicino? Leonardo da Vinci si chiama, e senza Leonardo forse non esisterebbero nemmeno gli aerei. Lo so, ma soprattutto non esisterebbero gli aeroporti. Sono luoghi in cui c'è tanta gente, in cui arrivano aerei, in cui c'è bisogno di luce, calore, fresco d'estate. Pensi che qui arrivano qualcosa come 27 milioni e mezzo di passeggeri, 210.000 aerei l'anno. Sì, ed è questo sistema è un sistema interessante proprio per la sua complessità, perché deve essere sicuro, ma contemporaneamente deve essere efficiente e soprattutto deve essere capace di assicurare benessere a tutti quelli che lo visitano. È come una città dove nulla è lasciato al caso. Beh, io direi che possiamo andare a vedere come funziona. Lei si metta questo e ci vediamo sotto l'antenna. L'antenna. Ingegner Liani, ma allora questa antenna? Ma no, Gisotti, non è un'antenna, è un solare a concentrazione. E che fa? È un impianto che ci permette di produrre energia elettrica e energia termica. Una magia? Sì, un po' una magia, sì. Praticamente possiamo produrre, grazie alle lenti che vedete qui, sia la parte di energia elettrica che quella di energia termica. In sostanza noi riusciamo a concentrare la radiazione solare in un punto in modo tale da riuscire a riscaldare l'acqua e poterla utilizzare per i nostri fabbisogni. E lo stesso discorso vale per l'energia elettrica. Possiamo produrre energia elettrica e la utilizziamo per i nostri fabbisogni. Cioè, fabbisogni di quanti? Che ne so, una palazzina, due palazziere? Una no, città? No, magari, no, una palazzina di circa 10 appartamenti. Una palazzina di 10 appartamenti? Sì. Non poco. Quanti ce ne sono qui all'aeroporto di Fiumicino? Al momento ne abbiamo solamente uno, perché stiamo facendo dei test su varie tipologie di fonti rinnovabili per poterle utilizzare all'interno dell'aeroporto. E oltre a questo avete fatto anche una bellissima pala eolica. Sì, una piccola pala eolica di 10 kW, anche quella utilizzata come test. 10 kW servono a quanto? Più o meno lo stesso fabbisogno, una palazzina di 10 appartamenti. E quindi un futuro tutti gli aeroporti avranno questo mix energetico? Assolutamente sì, noi intanto ci stiamo provando. Gisotti, ma che mi combino? Tutto l'aeroporto dice che secondo lei questa sarebbe un'antenna. No, ma ho imparato, vero ingegnere? Assolutamente questo sì. Questo è un solare termico. A concentrazione. A concentrazione per produrre energia elettrica e acqua calda. Assolutamente sì, ha imparato. Okay. Contento, Disi? Me lo scusi. Faccia una fotografia all'ingegnere per il nostro archivio. Sicuramente. Giuseppe Pilla, tecnico dei sistemi energetici degli aeroporti di Roma, dell'aeroporto di Fiumicino. Allora, qui si sta freschi o si sta caldi per merito suo? C'è tutto uno staff che gira intorno agli impianti. È una tecnologia anche. È una tecnologia che gira intorno agli impianti, quindi in pratica non è solo merito mio. L'aeroporto funziona che in pratica noi abbiamo delle centrali, ma in particolare una che sarebbe la centrale di cogenerazione, riesce a dare energia a tutto l'aeroporto. Naturalmente è una centrale che funziona a gas, produce energia elettrica e con i gas di scarico facciamo acqua surriscaldata. Sì, la cogenerazione è un modo per ottenere contemporaneamente energia elettrica e si ottiene calore, con cui poi si riscalda oppure si fa il freddo. Però in questa stanza dove siamo adesso, in questa hall così grande, voi avete dei sistemi intelligenti che capiscono sì. se fa troppo caldo, sì. se fa troppo freddo sì. e si equilibrano. Sì. Come funzionano? In ogni terminal, in ogni molo dell'aeroporto esistono delle sottocentrali per fare riscaldamento. E nello stesso tempo nella sottocentrale ci sono dei gruppi frigo che in pratica producono acqua fredda per alimentare le batterie del freddo dell'UDA. E UDA sta per unità di trattamento aria, quindi prende aria più o meno inquinata dall'ambiente, la tratta e la rimanda in ambiente più o meno alle condizioni che noi vogliamo. Il problema è proprio questo, che in pratica siccome non è un'unica UDA che serve all'ambiente ma sono più UDA, queste UDA devono lavorare in sintonia.
perché ci potremmo trovare nelle condizioni che c'è un'uta che raffredda, che cerca di raffreddare l'ambiente, e un'uta che a sua volta non vede quella che raffredda e cerca di riscaldare. In questo caso è uno spreco enorme. È come quando io litigo con Disi. Certo, più o meno. Ci vorrebbe un tecnico come lui che ci fa parlare. Quindi io sono un'uta che fa caldo, lei è un'uta che fa freddo. Che fa e freddo, se non andiamo d'accordo, che facciamo? Sprechiamo energia. E arriva lei. E arriviamo noi e attraverso un sistema e cerchiamo di capire qual è quell'uta che sta creando problema nel suo complesso. E facciamo delle schede, delle chiamate, delle cose affinché qualche tecnico intervenga per far sì che questo non succeda. Michela Meloni, Senior Energy Expert degli aeroporti di Roma, dell'aeroporto di Fiumicino. Ma che fa un Senior Energy Expert? Un Senior Energy Expert si occupa di risparmio energetico, gestione dell'energia, uso razionale delle risorse energetiche, in questo caso di un aeroporto, dell'aeroporto di Fiumicino e di Ciampino. E qui che consumo avete? Che cosa? È enorme? È enorme, sì. I consumi sono alti. Grazie agli interventi di risparmio energetico e le azioni gestionali messe in atto negli ultimi 10 anni abbiamo ridotto del 50% i consumi di energia, nonostante siano aumentati i passeggeri di più del 27%. Disi, mi aiuti a capire, quindi per ogni passeggero si consuma la metà. Ma che un passeggero consuma? Un passeggero viene qui e deve essere riscaldato, raffrescato, avrà bisogno dell'illuminazione, di tutti i servizi che consumano energia. L'aeroporto gli fornisce questo servizio. E quindi voi avete risparmiato su questi servizi, non è che gli avete tolto la luce al passeggero? No, abbiamo messo in pratica azioni gestionali e anche fatto degli interventi di manutenzione attraverso appunto l'impiego, l'utilizzo di motori ad alta efficienza oppure sostituzione di gruppi frigo, sostituzione di lampade a LED. Quante lampade avete cambiato? 100.000 lampade a LED nelle aerostazioni. E che risultati ci sono alla fine di tutto questo processo di efficienza? Che ne so, la CO2, il famoso gas a effetto serra? Grazie a questi interventi di risparmio energetico abbiamo risparmiato circa 7.700 tonnellate di CO2 in 10 anni, equivalenti a 20.000 abitanti. Insomma, come una piccola città. Sì, o anche equivalenti a circa 500.000 di viaggi con un'autovettura andata e ritorno Roma-Milano. Beh, io neanche in tutta una vita faccio Roma-Ostia 500.000 viaggi. Lei è Disi? Io la metà. La tengo fortunato. E queste cose poi le certificate anche, perché c'è un sistema di certificazione 50.001, ma che significa? Sì, siamo certificati secondo la norma ISO 50.001 dal 2012, siamo stati first mover nel settore aeroportuale. Siete stati? First mover. Primi, quindi vuol dire i primi a muoversi? Diciamo tra i primi, i secondi. I secondi. In Italia. Beh, pare poco. Sì, è stata una bellissima esperienza e questo sistema chiaramente ogni anno si rinnova e si ricertifica e mette in pratica tutta una serie di piani d'azione energetici che puntano al miglioramento continuo delle performance energetiche. Quindi l'organizzazione è fondamentale, non bastano le tecnologie, questo ce lo fa capire, quindi c'è bisogno di... Di un senior energy expert? Sì, magari fossero tutti come lei. Poli. Lei è l'energy manager degli aeroporti di Roma e di Fiumicino in particolare. È un ruolo bellissimo, ogni giorno è diverso dall'altro e si ha la possibilità di venire a conoscenza con tutte le tecnologie che vengono applicate in questo settore. Da quanti anni è che sta qui con questo ruolo? Circa 10. E cosa è successo in questi 10 anni? Come è evoluto l'aeroporto? Una cifra sola, in 10 anni abbiamo diminuito del 50% il consumo di energia per passeggero. A cipicchia. E in termini economici? In termini economici 30 milioni di euro risparmiati. Investendo però? Investendo 1 milione di euro all'anno, quindi circa 10 milioni di euro. Cioè avete messo 10 milioni, ne avete risparmiati 30, dite, se so fare di conto sono 20 milioni netti. In più immagino che abbiate anche ottenuto titoli di efficienza energetica dal GSE. Sì, abbiamo anche partecipato ai titoli. Sì, grazie all'innovazione. Grazie alla paleolica, all'innovazione. Cioè, cosa avete fatto per averli questi titoli? Ma uno ha un progetto alla paleolica, altri progetti di illuminazione. Tutti i parcheggi multipiano sono stati illuminati con le luci a LED, con controllo dell'illuminazione.
E poi un altro progetto che ha preso i titoli è la sostituzione dei gruppi frigoriferi con gruppi ad alto rendimento. Abbiamo circa 500 edifici che d'estate ogni edificio consuma alcuni megawatt di energia frigorifera. 500 edifici e quanta gente ci lavora, oltre i passeggeri, che poi mi dirà quanti sono di passaggio? Diciamo che circa i lavoratori sono circa 40.000 che stanno fissi tra tutte le realtà che lavorano sull'aeroporto. Più passeggeri? Più passeggeri, siamo una città media con circa 200-300.000 persone al giorno. Al giorno? E chi lavora qui? Ha imparato qualcosa nel vedere l'efficienza energetica, l'auto elettrica, la pala eolica? Sì, da un punto di vista si emozionano e vengono interessati, per esempio dalla pala eolica, moltissimo, abbiamo avuto tantissimi ritorni. E dall'altro noi facciamo dei corsi di formazione a cui partecipano migliaia di persone, mediamente un anno sì, un anno no, proprio sul risparmio energetico. E così tutte le persone possono mettere in atto anche nel posto di lavoro alcuni comportamenti, diciamo, virtuosi, quali spegnere la luce, abbassare la temperatura, cose banali che potremmo fare anche a casa tutti i giorni. E lei è diventato più virtuoso? Anch'io ho imparato tantissimo. Per esempio? Per esempio, spegnere la luce, ogni tanto lasciarla accesa, chiudere le finestre quando serve, nelle cose piccole. Nelle cose grandi, andare in giro per l'aeroporto. Io vado in giro mediamente un'ora al giorno, tutti i giorni, a vedere se ci sono dei consumi, degli sprechi. Ma avete fatto tutto da soli? No, ci siamo fatti aiutare, per esempio dall'ENEA, dall'MIT, dal Fraunhofer Istituto Tedesco, dalla Sapienza e da altre grandi società private. Questi erano i nostri testimoni. Li avete ascoltati? Avete sentito bene cosa ci hanno spiegato? Vi hanno convinto? Noi qualcosa veramente abbiamo già capito, però riepiloghiamo insieme le loro testimonianze e decidiamo insieme se si è trattato veramente di un intervento per un aeroporto da Italia in classe A. Ciao Antonella! Ciao Antonio! Un impianto di illuminazione efficiente è di fondamentale importanza non soltanto in un aeroporto di grandi dimensioni come può essere quello di Fiumicino a Roma, ma anche nella vita di tutti i giorni. Infatti la ricerca ha fatto passi da gigante, passando dalle vecchie obsolete lampade a incandescenza alle nuove lampade a LED. I LED sono diodi ad emissioni di luce che consentono un risparmio pari all'80% rispetto alle vecchie lampade ad incandescenza e inoltre consentono una durata notevolmente superiore. La tecnologia LED inoltre offre una vasta gamma di colori, non produce calore, non contiene minerali e mercurio e altri elementi difficili da smaltire. Infine, le lampade a LED, emettendo un fascio di luce direzionale, consentono di ridurre l'inquinamento luminoso ed è proprio per questo motivo che hanno un largo utilizzo proprio nell'illuminazione pubblica. Ok, Lisi, è proprio come diceva lei. Allora, abbiamo i nostri testimoni che ci hanno detto dei fatti importanti. Una senior energy expert. Stiamo facendo dei test su varie tipologie di fonti rinnovabili. Poi abbiamo chi si occupa dei sistemi, della gestione dei sistemi. Quindi prende aria più o meno inquinata dall'ambiente, la tratta e la rimanda in ambiente più o meno alle condizioni che noi vogliamo. Poi abbiamo Michela Meloni. Negli ultimi 10 anni abbiamo ridotto del 50% i consumi di energia. E per finire un energy manager che da 10 anni guida, diciamo, questo percorso. In termini economici 30 milioni di euro risparmiati. Bene, Lisi, mi sembra che finalmente io e lei siamo d'accordo. Sì, penso proprio di sì. Questo è un aeroporto da Italia in classe A. Chi sono gli esperti dell'efficienza energetica? Sono numerose le figure professionali, ma noi ne vedremo soltanto due, l'energy manager e l'esperto di gestione dell'energia. Il primo, l'energy manager, è una figura professionale istituita per legge dal 1991 e svolge un ruolo chiave soprattutto per la riduzione dei consumi e dei costi energetici nelle aziende e negli enti pubblici. La sua nomina è diventata obbligatoria per quegli enti che abbiano dei consumi annui superiori a 10.000 TEP nel settore industriale e superiori ai 1.000 TEP per tutti gli altri settori, inclusi gli enti pubblici. L'altra figura importante è quella dell'esperto di gestione dell'energia, in una semplice sigla EGE, una figura professionale che è stata istituita invece più recentemente, nel 2014. L'EGE è titolato a svolgere le diagnosi energetiche, sia nelle grandi imprese che nelle imprese energivore. Infine è titolato a raccogliere tutte quelle pratiche necessarie al rilascio dei titoli di efficienza energetica, i cosiddetti certificati bianchi. Ma per saperne di più visitate il nostro sito www.efficienzaenergetica.enea.it.